Allora, Giuseppe Falcomatà, candidato a sindaco per il centro-sinistra. Ci facciamo questa chiacchierata, seguiamo un po' quello che è lo schema tecnologico, lo schema 2.0, anche se ormai siamo anche oltre al 3.0, eccetera. Per cui utilizzeremo delle parole chiavi e su quello facciamo un ragionamento molto rapido e, diciamo, approfondito, ma non troppo. La prima domanda è quella, la prima parola chiave è quella scontata, modello Reggio. Alziamolo, così lo facciamo vedere. Ratino indolore. Ecco. Modello Reggio, qualcosa da lasciarsi alle spalle. Andiamo avanti. Scopelliti, qualcosa che è già alle nostre spalle. Commissari, questi non sono alle nostre spalle, sono, ci sono ancora e addirittura ancora fanno... Commissari, ai commissari naturalmente non si rimprovera la situazione attuale in cui versa la città, si rimprovera poco coraggio in alcune scelte, e in alcune scelte cruciali per il cammino della nostra città e per la vita sociale e amministrativa. Infatti loro non hanno avuto il coraggio di prendere delle scelte, hanno annacquato i tempi e ancora molti nodi sono irrisolti. Bene, adesso un tema che ha coinvolto diciamo, tutta la città, la provincia, la regione, ma anche la stampa nazionale. È un tema che sta un po' a cuore a tutti, che prescinde anche dalla politica, i bronzi. Bronzi legati anche a questo benedetto turismo di cui tanto si parla. Sì, i bronzi in Riace. Noi l'abbiamo detto fin da subito, non vogliamo un tour dei bronzi, ma vogliamo un tour attorno ai bronzi. Il che significa che la nostra città, la città di Reggio Calabria, non è soltanto bronzi in Riace, ma un patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, botanico e archeologico, tutto da scoprire, tutto da rivalutare, tutto da valorizzare. Smettiamo di immaginare il nostro turismo a compartimenti stagni. Il turismo nella città di Reggio Calabria deve abbracciare anche quella che è la provincia di Reggio Calabria e in ottica di area metropolitana deve guardare anche alla vicina Sicilia. L'unica cosa, ritornando ai bronzi, ci piacerebbe che l'alzata di scudi giusta che abbiamo difeso sulle nostre statue si facesse anche in tempi di pace e non soltanto quando qualcuno da qualche città del nord prova a scipparceli per un certo periodo di tempo. Bene, adesso un tema dolente. Tasse. Tasse che la città e i cittadini... Tasse e tributi locali. Esatto. Le tasse e tributi locali sono la conseguenza della malagestione amministrativa di questi anni. Questo è un dato di fatto. Il nostro pensiero è che una intera generazione, un'intera città, più generazioni non possono pagare le miopie amministrative passate. Questo deve essere l'impegno della prossima amministrazione comunale, cercare ove possibile di alleggerire la pressione fiscale, ma soprattutto commisurare quelli che sono i tributi locali a un servizio pubblico efficace ed efficiente. Che al momento non c'è. Io aggiungo, non c'è comunque scadente rispetto a quanto pagato. Dattola, non un avversario, non un nemico, ma un avversario politico. Un avversario politico, il candidato della coalizione di centrodestra, al quale va il mio in bocca al lupo. Bene. Le alleanze. Alleanze piuttosto complicate e articolate, sì, che assumono poi stranamente anche un valore di strumentalizzazione politica. Sì, anche sulle alleanze il nostro stile, il nostro modo di fare politica e di fare questa campagna elettorale ci ha imposto di rispondere sul campo anche su questo tema. Noi abbiamo deciso di non imbarcare, visto che il termine che è stato attuato fino ad oggi, tutti i protagonisti dello sfascio in cui versa oggi la città, e per tali intendiamo assessori o anche coloro che hanno ricoperto ruoli di sottogoverno all'interno anche dell'ultima amministrazione comunale Arena. Naturalmente non è un giudizio personale sulle persone, molti di loro li conosco personalmente, ma è una precisa scelta politica. D'altro canto invece abbiamo deciso di confrontarci con i partiti nazionali sulla premessa che, insomma, qualora questi partiti avessero deciso di orientarsi sul centro-sinistra, comunque avrebbero dovuto dimostrare di voler cambiare anche loro e quindi di rinnovare anche nelle candidature un percorso politico. Al netto di questo noi però diciamo delle cose. Le porte sono aperte, verranno aperte a coloro che
sia durante l'ultima amministrazione comunale Arena che nell'immediato futuro hanno dimostrato di avviare un percorso politico diverso. Non crediamo cioè alle redenzioni delle ultime 48 ore, non crediamo a una verginità riacquistata con un semplice bagno nel Gange, un semplice tuffo nel Gange, ma crediamo che tutte le cose abbiano bisogno di un loro tempo di maturazione. Questo è il nostro pensiero. Naturalmente in una città che ha premiato con proporzioni importanti, con percentuali importanti, un certo modello politico-amministrativo, è chiaro che noi guardiamo con interesse a quell'elettorato, a quelle persone che in maniera disincantata, in maniera disinteressata, in maniera libera hanno scelto di premiare un'idea di città e che oggi invece potrebbero decidere di premiarne un'altra. Quindi a scanso di equivoci diciamo che gli esclusi, tra virgolette, sono coloro i quali hanno avuto dei ruoli. Dei ruoli, ma anche coloro che hanno sostenuto con atti amministrativi la vecchia maggioranza e che comunque fino ad oggi non hanno dimostrato di voler prendere, o fino a ieri, insomma, è chiaro che per oggi intendiamo il momento in cui la campagna elettorale è iniziata o è entrata nel vivo, no? Tutte le cose devono seguire un certo percorso. Bene. Candidati, selezioni, anche se l'abbiamo detto, il criterio di selezione. Io, a differenza del candidati a sindaco o al consiglio comunale? No, al consiglio comunale. Ah, vabbè. La scelta e il criterio di selezione dei candidati. Io parlo per la mia parte politica. Esatto, le liste che appoggiano comunque. Le liste civiche della coalizione di centrosinistra, le liste civiche sulle quali c'è la mia firma, c'è il mio nome, che si chiamano Reset e La Svolta, sono liste civiche che hanno deciso di non avere al loro interno consiglieri comunali uscenti, non hanno al loro interno figli politici di onorevoli deputati, consiglieri regionali o senatori, per il motivo che insomma devono essere persone libere anche politicamente parlando, e soprattutto non sono le cosiddette liste Coca-Cola costruite ad hoc per far risultare una certa persona con 31 portatori d'acqua invece che hanno il compito soltanto di raggiungere il quorum. Sono liste di persone che hanno deciso di mettersi in gioco per la loro città, sono liste che nascono, crescono e si sviluppano già durante la fase delle primarie e sono formate da giovani, meno giovani, studenti, pensionati, commercianti, piccoli imprenditori, venditori ambulanti, che professionisti, che decidono di mettersi in gioco rispolverando il senso più antico, più nobile, forse l'unico senso della politica, è quello di spirito di servizio per la propria comunità. Bene. Attività commerciali che in questo momento sicuramente a Reggio, ma non solo a Reggio, non versano in buone condizioni. Sì. Attività commerciali. È chiaro che le attività commerciali pagano la situazione di crisi generale in cui versa la città. Naturalmente il compito della pubblica amministrazione è evitare che una situazione generale di crisi possa aggravarsi a causa di scelte amministrative sbagliate o di lungaggini procedimentali nell'esecuzione di alcuni lavori. Alcune tasse tipo il suolo pubblico sono altissime. Esatto, la TOSAP è aumentata tantissimo, era aumentata già dall'anno scorso ma si era riusciti a bloccarla per i venditori ambulanti soprattutto, ma facendo riferimento diciamo al caso principe di questi giorni che sono i lavori, il rischio di blocco dei lavori sul corso Garibaldi, ecco, se ci fosse davvero questo rischio noi andremmo a dare un colpo definitivo anche al salotto buono della città, anche a quelle attività commerciali che nonostante la crisi continuano a resistere. Quindi in questo caso la proposta che anche come Partito Democratico è stata fatta è stata quella di venire incontro a questi negozianti e congelare i tributi locali per la fase dell'esecuzione dei lavori, visto che i lavori non dovrebbero terminare nei tempi utili, ma ci sono anche altre zone che hanno una predisposizione commerciale che invece oggi vivono delle situazioni di sofferenza. Penso a Via Filippini, che storicamente nasce come zona mercatale, invece fatevi una passeggiata in questi giorni, in questi mesi, vedrete vetrine e vetrine che continuano a chiudere, si ha proprio l'idea di una zona quasi abbandonata, con
tutto l'abbandono anche di quello che è il decoro urbano, il verde pubblico e la manutenzione delle strade e dell'illuminazione. Per fortuna in quella zona si è adottato un progetto, un percorso che teoricamente dovrebbe portare alla pedonalizzazione di quell'area, e siamo convinti che piano piano, procedendo a un'intera pedonalizzazione anche dell'intero centro storico, un sollievo a queste attività commerciali potremmo dare. Beh, di questo poi avremo modo durante la campagna di approfondire ancora meglio. Insomma, per il punto di cariche. E allora, le cariche nel caso del sottoscritto, le cariche di Giuseppe Falcomatà sono quelle del telefonino cellulare e del... Cariche e ricariche. Ricariche, sì, 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 sì. Ecco, qui adesso è diciamo una parola chiave molto dibattuta e comunque speculata tantissimo. Qualcuno vorrebbe scrivere non l'età. Comunque può essere anche una speranza. Sì, noi facciamo, l'età, quanto è importante? Noi facciamo un vanto della giovane età, perché in termini di freschezza, in termini di visione, di approccio dei problemi, anche in termini di linguaggio, noi non vediamo l'età, non vediamo i 31 anni come una pecca, bensì come una risorsa. Per ciò che concerne invece la maturità non è data dall'età che c'è scritta sulla carta d'identità, non è data dagli anni che si hanno alle spalle, ma la maturità politica amministrativa è quella di immaginare, di disegnare, di costruire un percorso che porti la nostra città a ritornare prima alla normalità e poi finalmente a costruire solide basi per il suo sviluppo. Questa è la maturità politica, questa è la maturità che i cittadini chiedono a chi si assume la responsabilità di diventare classe dirigente. E Giuseppe Falcomatà ha questa maturità, possiamo dire? Noi abbiamo iniziato un percorso diversi anni fa, diciamo questa maturità piano piano non fosse cresciuta, non fosse aumentata e non ce ne fosse dato diciamo conto, non ce ne fosse stato dato merito, appunto, probabilmente il riscontro anche attraverso le primarie che sono state un viatico importante, la mia candidatura non è stata scelta in un salotto, non è il frutto della corrente politico-partitica maggiore nel mio schieramento, ma il frutto di un sentimento popolare che ha portato oltre 17.000 persone il 6 di luglio a sfidare il caldo e le lunghe code ai seggi, non per scegliere il sindaco, ma per scegliere il candidato sindaco. Questa è la nostra legittimazione più grande. Se ci fosse stato un problema di età, probabilmente di fronte a questa telecamera ci sarebbe stato seduto qualcun altro. Bene. In questo percorso cosa rappresenta il passato, il presente e il futuro per Giuseppe Falcomatà e per la città di Reggio? Ma sono a mio avviso tre cose legate indissolubilmente. Il passato è quello da cui veniamo, è la nostra educazione, sono i nostri valori, è la nostra storia e di conseguenza è quello che noi siamo oggi, perché è dal passato che viene costruito, viene formato, viene realizzato quello che è la persona nel suo presente, nel suo essere oggi. Quindi siamo quello che nel corso degli anni abbiamo dimostrato di essere, quello che abbiamo costruito, quello che ci è stato insegnato da un punto di vista valoriale, ecco, in realtà. E di conseguenza essere oggi chi siamo ci dà, è come dire, la garanzia più grande, la garanzia migliore per darci l'autorevolezza di dire quello che vogliamo essere, quello che vogliamo rappresentare in futuro per la nostra città. Election Day, anche se adesso Election Day potremmo strapparlo, questo possiamo strappare, però diciamola, ministro Alfano ha dichiarato se era il caso oppure no. No, perché questa città ha bisogno, un bisogno estremo di ritornare alla democrazia, ha un bisogno estremo di politica, ha un bisogno estremo di una classe dirigente che si assuma le responsabilità di prendere decisioni importanti. Quindi ha un bisogno estremo di avere un'amministrazione. Di una, sì. Prima possibile. Prima possibile. Ecco, un passo alla svolta, per arrivare dove? Un passo alla svolta per arrivare, per seguire delle tappe. Non a Palazzo San Giorgio, per scontato, però per seguire delle tappe. Reggio Calabria deve seguire il suo percorso. Viviamo tempi di assuefazione al brutto nella nostra città, il brutto delle facciate non finite dei palazzi, il brutto dei
muri imbrattati, il brutto dei centri di aggregazione, degli spazi aperti, degli spazi pubblici ormai inesistenti o coperti da cumuli di erbacce e sterpaglie, viviamo tempi di assuefazione al brutto, nel senso che purtroppo molti dei nostri quartieri, molte delle nostre circoscrizioni sono ormai ridotti a quartieri dormitori. E allora la sfida, abbandonati, la sfida, la vera svolta è ridare fiducia a una città che si sente abbandonata, si è sentita abbandonata dalla politica e dalle istituzioni. Qualche giorno fa eravamo a Santa Venere nel nostro modo di impostare una campagna elettorale sui territori, a contatto con le persone, ad ascoltare le esperienze di ognuno, di ogni cittadino. Ecco, una ragazza di Santa Venere diceva proprio questo: questo altipiano ha bisogno di essere abitato dalle istituzioni. E allora il primo compito di un'amministrazione comunale è quello di ristabilire un rapporto diretto e sentimentale con la propria città e con i propri cittadini, cittadini che hanno un estremo bisogno di ritornare ad entusiasmarsi a una nuova idea di città, di ritornare ad avere fiducia nella classe dirigente. Queste sono le basi per far sì che l'amministrazione comunale e la politica non sia soltanto un fatto degli altri. Mettiamo da parte il me la vedo io tipicamente regina e abbracciamo un modello di amministrazione più condiviso, più partecipato, e che è quello del adesso tocca a noi. Questo è il nostro modo di vedere la città, una città che naturalmente nel primo al prima possibile deve ritornare alla normalità. La nostra non è una città normale. Una città normale deve garantire i servizi pubblici essenziali, la raccolta dei rifiuti, una corretta erogazione del servizio idrico, illuminazione delle strade, manutenzione del manto stradale, cura del verde, del decoro urbano e soprattutto un'offerta culturale adeguata. Noi abbiamo questo compito, riportare la città all'anno zero, naturalmente non perdendo la capacità di sognare, non perdendo la capacità di immaginare per la nostra città prospettive di sviluppo che vanno ben oltre la normalità. In bocca al lupo. Grazie e crepi lupo.